dentro all'acqua tutti i giorni, 7 giorni sopra stessi, dell'estate e dell'inverno, e da Pasqua fino agli morti, sempre un mese. A inverno, a impastare acqua e stracci, stracci e acqua, stracci e stracci, che ci esce quella carta, che ci scrivono poi i signori, che ci leggono chi legge, e io che a leggere non so, e ne scrivo manco pure. Ma la notte, la stanchezza non mi comanda per niente, e io allora penso di pensiero, che marito, mio marito, mi dice, Smeraldina, io mi chiamo Smeraldina, che è il colore delle ciume prima che diventa carta. Smeraldina, tu sei femmina, e non puoi ragionare quella che facevano gli uomini, se capite Smeraldina? E ho capito troppo bene, ma non posso manco dirlo. Faccio solo che travaglio, travaglio come a nome, ma guadagno assai meno, meno della sua metà. Ma la sera siamo morti da fatica, a fatiare tale o quale, tutto tu tale e quale. Come ho detto, bastema la carta della fabbrica, cresciuta da Messier per il genere. Un francese che dice che è cresciuto pure a noi, padre, madre e figli, che diventeranno padre e madre e così avanti. Ma fino a dove? Fino a quando? Fino a quando non diventiamo carta pure noi? Sembra quasi che lo dicono quando parlano straniero tra di loro, questo francese, ma non si capisce niente. Solamente travaglier, travaglier, che sarebbe fatia, fatia. All'alba d'ogni alba ce ne portiamo tutti insieme, uomini, femmine, utero, misterieri. Sì, bambini, e neonati, perché se no altro vi nasce. Tutto loco all'acqua, che siamo tutta una cosa, dalla puzza agli fiumi, capannusa di alaria, che ci sbucia il polmone e che gli occhi si compiono di lacrime in malore, non si sa quale di più. Gli uomini stanno a una lira per 12 ore, le femmine spessore, ma a 40 centesimi. Gli figli pure a 30, ma sono piccoli, prendono poco, poco meno. Ma pare che proprio ieri alla Francia si è rivoluzionato gli uomini. Basta che re, il prete, basta che tutto. Solo qua non basta mai, che a solo aprire le piazze si presentano i soldati. Dice che una signora germanese, di quelli tanto saputi, che hanno proprio tutto, ha detto è un piacere osservare gli operai, preparare la carta, o meglio fonderla. Corre simile a un fiume grigio, poi diventa latte, o si addenta, scompatta, infine esce dal rullo, calda, la carta. Io non so capito proprio tutto questo, ma prima del piacere del prodotto finito, ci sta chi produce, finito all'infinito. Comunque io, Smeraldina, 100 anni dopo, sto ancora qui, all'acqua, 7 giorni su 7, col tempo sul migliore. Gli uomini sono al giorno, i femmine sempre la metà. Ma io sono donna, non posso ragionare. E vabbè, allora sai che faccio? Ho deciso che pezzo a pezzo mi lascio andare. Mi abbandono una gamba, un braccio, una reggia, le dita e mi ammischio all'impatto. E uscire alla fine dal rullo, calda e bianca, preziosa e rispettata come la carta. E una mano perfetta scriverà su di me tutti i pensieri che ho pensato, sempre e per sempre.